Un 50enne ed un 39enne di Lanciano sono stati arrestati dai carabinieri della locale compagnia perché ritenuti responsabili di due rapine commesse il 3 e l'11 gennaio scorsi ai danni di due bar tabacchi a Villa Andreoli e Viale Cappuccini. Dopo indagini lampo, i militari, coordinati dal colonnello Vincenzo Orlando, sono riusciti a raccogliere numerosi elementi di colpevolezza a carico dei due uomini. I rapinatori utilizzavano un'arma per farsi consegnare l'incasso. In particolar modo facciamo riferimento a due episodi, uno del 3 di gennaio, uno dell'11 di gennaio, allorquando i rapinatori si fecero consegnare da una tabaccheria, nel primo caso circa 1.200 euro, e poi tentarono una seconda rapina in una tabaccheria al centro di Lanciano. Le attività hanno riguardato una visione capillare delle telecamere, quindi abbiamo effettuato dei raffronti con tutte le immagini raccolte da telecamere anche private, dei personaggi in fuga, e poi le abbiamo confrontate con altre immagini estrapolate sempre sui soggetti prima della rapina. Quindi questo raffronto ci ha permesso di accertare con certezza assoluta che si trattava delle stesse persone che prima della rapina si accompagnavano tra loro e poi successivamente andavano a commettere i reati. Sì, un episodio che andava assolutamente, situazione che andava assolutamente repressa, e quindi ci siamo attivati da subito. Quindi grazie alla conoscenza del territorio, dei personaggi che gravitano nell'ambito della criminalità, siamo riusciti subito a capire di chi si potesse trattare, e poi abbiamo fatto un'ottima attività di prevenzione, abbiamo allertato tutti gli esercenti in maniera che ci potessero contattare nel più breve tempo possibile, e quindi ci dava la possibilità di intervenire con maggiore sicurezza.